Amore, compriamo una bagnina qua. Qua volentieri, sì. Io l'ho già addocchiata, quella là sotto. Che bello. Sì, amore, l'acqua. Ed eccoci qui con una nuova escursione. Ciao. Vediamo la piccola dietro. E abbiamo iniziato adesso questi begli scalini. Così Gaia mi fa sentire tutti i suoi 18 kg. Compreso zaino, bimba, eccetera, eccetera. Allora, amore, dove siamo? Allora, siamo in Val Vigezzo, siamo partiti da Arbogno. Arbogno. Arbogno, non lo imparerò mai. E siamo in direzione non si sa, perché tutto dipende dalle mie gambe, quanto permetteranno. Allora, stiamo seguendo in direzione nord il sentiero M21, che ci porterà sicuramente all'Alpe I Motti. E poi una volta lì decideremo se proseguire e eventualmente arrivare anche al lago del pane latte. Vediamo un attimo come procede la situazione, altrimenti ci fermeremo lì in quella piana per fare un bel picnic. Comunque non sei lontano dalla Val Grande. Ciao. Ciao Asinelli. Oh, questo è un cucciolo. È un cucciolo. Hai visto Gaia? Salutalo amore. Hey, ciao. Dai. Ciao Zinello. Brava. Che bella scalinata, amo. Come tua prima attività dopo mesi e mesi, abbiamo scelto il percorso odiando, giusto. Non parlo, ma ti sto odiando. Vai, vai. Mamma. Vai Tomb Raider. Ah, così è un bello andare. Adesso sì che sgambetta la signora. Bello in piano. Non è in piano. Vabbè, leggera salita. Vai Gaia, ta 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 ta. Dai il ritmo la mamma. Ta 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 ta. Il sentiero M21 si snoda su questa mulattiera che un tempo era quella che percorrevano i valligiani per portare su agli alpeggi le mucche. Credo che sia ancora utilizzato questo sentiero in quanto ci sono svariate fatte di mucca, quindi sarà stato utilizzato anche recentemente. Dormi tu. Vai come fa? Suona le campane. Brava! Il panorama si inizia ad aprire. Guarda che spettacolo. Questo dovrebbe essere Alpe Villasco, che è un alpeggio abbandonato. La nostra meta è un pochino più su di qua. Io l'acqua! Sì, adesso l'acqua, amore. Vieni, Gaia. È buona? Ghiacciata. È fantastica. Viva l'acqua, Gaia. Vai. Ma no, devi appoggiare la bocca.
Ah, ridi, ah. Ridi. Ghiacciando la mano, Gaia, però io ti do la mano così tu devi bere, ok? Se no mamma si ghiaccia la mano. Dai, mamma mia. Brava. Eccola. Amore. L'altitudine comincia ad aumentare. Abbiamo lasciato alle spalle magnifici boschi di faggi e qui ci immergiamo nella foresta fatta di larici e abeti. Quindi qua ci sono due abeti vicini. E uno è bianco e l'altro è rosso. Dato quello rosso non è proprio in buona salute. Vedi la differenza di corteccia? Questa è bianca e questa è più rossastra, con gli aghi più fitti ed appressati lungo il fusto. Gli aghi dell'abete rosso crescono tutto intorno a 360 gradi sul ramo, come se fosse una spazzola, mentre l'abete bianco ha gli aghi che crescono su un piano solo, come se fosse un pettine. Quindi crescono solo su questo piano qui, non tutto intorno. Ok. Papà. Via, via. Cos'è? Mamma. No. Mamma no. Bello qua, eh? Molto, sì. Che fai, solleti con la bimba? Ed eccoci arrivati a Alpe i Motti. Veramente molto bello. Qua si apre un bel po'. C'è un panorama da panico. Tra l'altro lì si vede anche, si vedono delle creste della Val Grande. Che facciamo, amore? Ti vuoi fermare qui? Sì, o vuoi andare avanti? No, mangiamo intanto. Ok, amore. Guardate quella lì, c'è lì solitario. Cosa eccezionale. Gaia, c'è la ragnatela lì. È una finestrella. Sì. Cosa c'è? Guardare dentro. Sì. Dai. Cucù. No, è la mano della ragnatela. Cucù. Chi c'è dentro? Cucù. C'erano le mucche quest'estate. No, ora non ci sono più, sono andate via. Non abbiamo neanche dovuto montare il tarp. Abbiamo questa baita che ci protegge dal vento e siamo comodissimi. Com'è, cucciolo? È buono? Sì. Prendi il sassolino, amore. Vai, vai. Brava! Prendi questi, dai. Vai, Gaia, amore. Ti risassi nel ruscello? Brava, amore. Brava. Ti piace? Quello è grande, che grande! Prendine un altro, più piccolino. Questo qui? Vai, lancialo! Brava! Che pace, amore! Thank you.
Dai che mi bagni. Facendo il papà? È tuo, Gaia? Allora guarda, adesso prende l'acqua dal ruscello, la mette dentro quella sacchetta, dopo la purifica e noi ce la beviamo, vero amore? Ancora sassi? Sì. Prendili, amore. Eccolo che arriva vittorioso. Arriva, amore. Arriva l'acqua, eh. Vuoi l'acqua? Sì. Sì, vai. È buona, amore? Sì. Cosa fai con quelle manine? Fai bere anche papà. L'acqua ambita. Vai. Ed eccoci qui, sulla via del ritorno. Ovviamente Gaia ha pensato bene di pucciare una coscettina nel ruscello. Sì, nel ruscello, perché probabilmente sentiva caldo, non so. Adesso l'abbiamo cambiata. E si è fatto tardino, quindi cominciamo a tornare. Penso che arriveremo alla macchina giusto su giusto in tempo per la merenda. Merenda o anche polenta? Anche cena. Polenta cervo. Sì, a posto. E ci fermeremo al bar ristorante che sta all'inizio, che ci ha ispirato stamattina. Siamo andati a prendere un caffè. I ragazzi erano simpaticissimi, quindi direi che una merenda o cena lì non ce l'aveva nessuno. Confermo. Bene, quindi adesso andremo più veloci con l'immagine della polenta stampata nelle nostre menti. Allora, niente ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao. No, non ho capito il discorso dell'ortica. L'ortica è? È nitrofila. Cosa vuol dire? Che fa un video. Significa che... Eccolo. Che va molto... Cioè, d'accordo. Io mi devo subire. Cioè, oltre la spacchinata del sali e scendi, pure lui che mi spiega la qualunque, la cacca degli animali, le impronte... le piante, qualsiasi cosa, cioè. Però la cosa bella è già buona che tengo la testa, è quello il fatto. È che assorbe i nitriti, che in grandi quantità sono tossiche per il corpo umano, e le trasforma all'interno. Gai è svenuta. All'interno di sé. Mamma ti capisce. E mangiandola ci restituisce sali minerali che invece ci fanno bene. Quindi pensate alla... È un po' come un'argilla. La bellezza di questa cosa. Aiuto.